Una nuova settimana inizia quest'oggi, anzi da noi come altrove è iniziata già da un bel po' di ore. Comunque diamo il benvenuto ai nostri ascoltatori. Buongiorno, buongiorno Alessandra. Buongiorno, buongiorno a tutti. Salutiamo anche Roberto Rubino che è al mixer e salutiamo anche Paolo Masini, consigliere del Partito Democratico, che ogni lunedì apre le nostre trasmissioni. Buongiorno dell'estate. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ci sono tanti temi che hanno occupato anche quel fine settimana, ce n'è uno che è abbastanza ricorrente, poi chissà perché capita anche questo, cioè se ne parla soprattutto nel fine settimana, guarda caso, parliamo dei tavolini selvaggi, sì. Parliamo di proroghe continue, parliamo dei funghetti. Che i funghi sono... selvaggi? Questo ci sono anche i funghi velenosi. Ero rimasto ai funghi selvatici, ora ci sono anche i funghi selvaggi. Comunque in realtà su queste stufe, anche sugli arredi abusivi, il Comune ha deciso di fermare le rimozioni per un altro mese, ecco. Quindi questo qui, che tipo di reazione genera in voi? Beh, io credo che uno dei patrimoni più importanti per la nostra città sia il centro storico, il turismo e tutto ciò che riguarda appunto questi due settori. Chiaramente nell'ambito di questo c'è anche la questione decoro e la questione legalità rispetto agli esercizi commerciali. Abbiamo visto nei mesi scorsi quanto sia successo anche rispetto a problemi appunto di, come dire, di richieste poco legali fatti da alcuni pezzi dell'amministrazione comunale, parlo appunto di alcuni, solo alcuni per carità, le mele marce della Polizia Municipale. E il sindaco di Roma non solo non riesce a prendere posizioni importanti rispetto a quel settore, ma ieri sera ha deciso di prorogare di un mese appunto la possibilità per chi è di fatto a nostro avviso fuori regola di continuare a mettere tavolini e funghi nelle piazze più belle di Roma. Diciamo, se facciamo chiamarla... questo d'inverno, d'estate, non possiamo chiamarla sanatoria, però comunque insomma è un mini uno stop che comunque permetterà di creare insomma in questo mese fatto. Proroga su proroga, diciamo, assolutamente sì. Io credo che anzi il primo municipio, voglio ricordare, governato del centro-sinistra, ha fatto di questo una battaglia importante anche contro l'amministrazione centrale. Io mi auguro che in qualche maniera un minimo di legalità torni in questa città, perché davvero si sta come dire, aprendo ogni cancello, cioè ognuno fa quel che vuole, mi sembra. Ma il famoso partito delle libertà, come diceva la Dandini, di fare ognuno quello che vuole. Rispetto a questo e al cattivo rispetto anche di alcune regole, proprio la scorsa settimana parlavamo di quei camioncini che vendono bevande, panini davanti al Colosseo. Rispetto a tutto questo però, il Ministero dei Beni Culturali dovrebbe fare qualcosa? Ma dire io credo di sì. Noi abbiamo fatto una grande battaglia anche con i cittadini sulla cartellonistica abusiva, cioè sono 3 anni che ognuno si alza la mattina e fa quello che vuole in questa città, dai cartelloni abusivi a quello che ricordavi giustamente te, dei camioncini soprattutto nelle zone più importanti e più belle di Roma. La scorsa settimana parlavamo di quello davanti al Colosseo. Quello davanti al Colosseo che sta lì da anni. Io credo che l'amministrazione comunale su questo non solo abbia delle colpe, ma credo ci siano rappresentanti dell'amministrazione comunale molto legati a tutto quel giro di venditori abusivi o meno, anche con incarichi importanti. È consuetudine di Masini presentare una iniziativa, no? Quindi quella di oggi che andiamo a presentare, Alessandra. Quella di oggi sì, è un premio dedicato alla non violenza e sì, con un occhio di riguardo soprattutto ai giovani e all'educazione dei giovani alla non violenza. Beh sì, come sempre, diciamo, come abbiamo cercato di fare anche lunedì scorso, anzi voglio di nuovo ringraziare Radio Città Futura per il sostegno che ha dato al premio Monteverde Pasolini, che era un po' questo, era come dire, rileggere quel pensiero pasoliniano e riattuarlo e come dire, in qualche maniera tradurlo ai giorni nostri, facendo vedere chi concretamente riconoscere, perché quello è il punto, dare un riconoscimento a chi concretamente tenta di cambiare appunto la nostra società. E molto spesso i giovani, malgrado tutto, malgrado il precariato, riescono a farlo perché hanno dentro di loro una forza, una creatività notevole. In questo caso appunto vogliamo riconoscere chi in qualche maniera riesce a fare delle azioni importanti attraverso la non violenza. Lo facciamo con un'associazione importante con la quale abbiamo condiviso anche di recente, qualche mese fa, l'apposizione di una targa a Garbatella, appunto ricordando il passaggio in quel luogo di una persona meravigliosa come il Mahatma Gandhi. L'associazione della quale parlava Masini è Mondo senza guerra e senza violenza. C'è il presidente Cristiano Chiesa Bini al telefono con noi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Ciao Cristiano, buongiorno. Chiediamo, ciao, insomma, dalla vostra associazione come caratterizza la propria attività.
Guardate, dal 2007, da quando l'ONU ha sancito il 2 ottobre come giornata internazionale non violenza, diciamo che il punto focale delle nostre attività è quello proprio di creare oppure comunque di rafforzare una coscienza non violenta nei cittadini e soprattutto nei giovani, quindi facciamo corsi sulla non violenza nelle scuole, promuoviamo delle azioni e delle iniziative proprio per promuovere la non violenza sul territorio romano. Ad esempio proprio il 2 ottobre abbiamo condiviso un paio di iniziative, cioè per 2 anni di seguito abbiamo fatto l'iniziativa Run This Way, che è una corsa per le strade meravigliose di Garbatella, proprio per dedicarla alla non violenza e cercare di rimuovere nei giovani questo modo di agire, non questo modo di reagire. La non violenza non è una reazione ma un'azione, quindi un modo di partecipare maggiormente alla vita della città. Masini? Beh sì, mi sembra di estrema attualità. Intanto ringrazio Cristiano per il lavoro che fa con grande passione e tenacia. E beh, di pochi giorni fa la notizia di quello che è avvenuto a Righi, credo che ci sia bisogno, cose tra l'altro che non avvenivano in questa città da decenni e che stavamo cercando di superare girando per sempre pagina. Mi sembra che da qualche annetto, 3 per la precisione, dagli scontri di Piazza Ona a quello che è successo a Righi l'altro giorno, in mezzo a tantissimi avvenimenti, insomma, ci sia bisogno di un messaggio democratico, serio e non violento da parte di chi amministra la cosa pubblica e da parte delle associazioni. Apposta io credo che l'amministrazione pubblica debba far tesoro ed aiutare iniziative e associazioni come Un Mondo Senza Guerre. Voi vi sentite sostenuti dalle istituzioni, Chiesa Bini? Guardi, volevo aggiungere una cosa, perché questa premio della non violenza che presenteremo proprio giovedì nella sala di Liegro alla provincia è un progetto che stiamo sviluppando insieme a Greenpeace e a Convergenza delle Culture, che sono altre 2 associazioni che stanno agendo sul tema della non violenza. Per quanto riguarda la domanda, noi supportati dalle istituzioni, noi cerchiamo di stimolare le istituzioni affinché prendano questo tema e lo portino avanti. Abbiamo avuto dei riscontri da parte dello stesso Paolo Masini, ma anche dell'amministrazione della provincia di Roma. Cerchiamo continuamente di stimolare questo tema sia nei cittadini, sia nelle istituzioni, nelle associazioni, nelle scuole, cioè ci siamo fatti portavoce qui sul territorio romano di questo tema e vogliamo diciamo avere un riscontro. Per quanto riguarda il premio della non violenza, proprio vorremmo che le istituzioni diciamo facessero propri quei progetti che risulteranno vincitori, perché il premio della non violenza si sviluppa su 2 temi. Un tema è proprio la progettualità sulla formazione, sul creare questa coscienza non violenta sul territorio, e dall'altro punto di vista ci sarà un premio fotografico. Noi vorremmo che le istituzioni facessero propri quei progetti che risultano vincitori per poter avere una vera fattibilità, insomma. E questo in provincia succederà il prossimo 15. Beh, lo presentiamo e vediamo, certo, sarà giovedì prossimo. Giovedì prossimo. Allora, grazie a Cristiano Chiesabini e buon grazie lavoro. Grazie a voi. E ciao, grazie. E poi ci sono un altro paio di appuntamenti che Masini voleva sottolineare. Sì, oggi un appuntamento appunto all'Esquilino, al Circolo del Partito Democratico dell'Esquilino, sulla cultura della legalità con Andrea Vianello, Domenico Petrolo ed altri. E poi un ritorno, come abbiamo fatto l'altra volta, per via della neve qualche iniziativa saltò quella settimana, un ritorno importante perché domani alle 17.30 al Carroccio presenteremo appunto il libro di Brunella Dilli e Stella Sofri sulla Repubblica Romana e soprattutto dell'apporto degli stranieri nella Repubblica Romana. Tra l'altro sarà con noi anche il responsabile culturale dell'ambasciata uruguaiana, perché il 9 febbraio presentai appunto questo ordine del giorno che è stato votato e sostenuto da tutto il Consiglio Comunale per cambiare appunto a Roma la Scalea, che fino a poco tempo fa si chiamava Andrea il Moro. Dal 30 di giugno, con una inaugurazione, si chiamerà Andreas Aguiar, luogotenente di Garibaldi, afro-uruguaiano, detto il Moro. Credo che sia un fatto importante perché, soprattutto in un momento in cui parliamo di cittadinanza, ricordare che una persona è partita dall'Uruguay, tra l'altro l'unico nero,
morto per la Repubblica Romana, è partito dall'Uruguay, è un patriota per un'altra patria, diciamo, è morto per noi, è bene ricordarlo anche alla Lega, e l'ambasciata uruguayana ha subito, insomma, ben preso questa iniziativa. Tra l'altro faremo anche un busto, là ci vorrà un po' più di tempo, un busto al Gian Nicolo, e starà Andreas insieme agli altri eroi della Repubblica Romana, ci sembrava importante, perciò domani alle 17:30, oltre che di Andreas, parleremo appunto degli altri eroi non patrioti, patrioti stranieri. Credo che sia una pagina, a parte già di suo è una pagina meravigliosa quella della Repubblica Romana, aggiungersi questo contributo del, diciamo, degli stranieri fa bene all'attualità. Prima di lasciarci, le sottoponiamo un'altra questione politica importante, che è quella che riguarda le discariche, no? Allora, nel fine settimana c'è stato il pronunciamento del presidente della provincia Zingaretti sulla discarica di Corcolle, ha detto che quel sito non è compatibile, e ha anche aggiunto che questo che lui esprime è un parere tecnico e non politico. Poi oggi ci sarà un importante incontro con il ministro dell'ambiente Clini, e quindi insomma... si dovranno prendere delle decisioni. Guardi, ne parlavo proprio ieri con il vicepresidente di Lega Ambiente Nazionale Stefano Ciafani ieri sera. È chiaro che quello di Corcolle, io partirei da una cosa, io vorrei che prima di partire da tutto questo, anch'io credo che Corcolle insomma non sia un luogo idoneo, detto questo non dobbiamo, dobbiamo stare attenti sempre a non cadere, no, nel NIMBY, nell'evitare del proprio che sia fatto nel proprio giardino. Però io partirei dal fatto, io trovo una cosa incredibile, sono stato tra l'altro in settimana a Bruxelles a presentare il progetto del calcio sociale, credo ne parleremo la prossima settimana perché sta diventando una buona pratica di livello europeo, e basta andare in qualsiasi paese, diciamo, appena fuori dall'Italia, dove sulla differenziata, su tutti questi temi c'è un atteggiamento. Io partirei innanzitutto da fare una campagna a 360 gradi sulla differenziata, sul riciclo, sul riuso, sul cambiamento, anzi a proposito anche su questo stiamo facendo una grande campagna che lanceremo tra poco in tutta la città. O partiamo da quello o sarà sempre il problema a rincorrerci. Poi vedremo qual è il sito più adatto, spero in tempi brevi, perché soprattutto a Massimina, io ho fatto in consigliere in quel municipio parecchi anni, insomma gli abitanti di quel luogo hanno patito senza avere nulla in cambio e stanno patendo quotidianamente, ne sa qualcosa anche un nostro amico comune, e pertanto bisognerà vedere con attenzione e con dal punto di vista tecnico, ma soprattutto cercando di guardare o di andare oltre. Questo paese è sempre ancorato, ci sono delle strutture che consentono, come ci dimostra l'Europa, anche di avere senza un eccesso di impatto rispetto alla cittadinanza delle strutture, degli impianti particolari. Cerchiamo di guardare al futuro in maniera sana, ma soprattutto nella vita di tutti i giorni facciamo, ognuno di noi, anche dal piccolo gesto dell'aprire, per chi lo fa a mio avviso sbagliando, il pacchetto di sigarette, buttando la plastica addirittura per terra, la plastichetta che l'avvolge, ma dalle tante cose che facciamo tutti i giorni, anche riguardo agli imballaggi. Io voglio ringraziare Nicola Zingaretti che sul tema dell'ambiente è molto attento. Una delle prime iniziative che fece è proprio di fare un accordo con le grandi aziende rispetto agli imballaggi. Lo vediamo tutti i giorni, anche andare in farmacia a comprare una scatola di medicine viene messa nella busta di plastica, incartata, non so perché, da un pezzo di carta, e poi quanto imballaggio c'è intorno a tutto questo. Io credo che chi amministra, oltre a decidere, speriamo in tempi brevi, qual è il sito giusto per risolvere il problema della malagrotta satura, però dovrebbe nella vita, perché sennò il problema ci rincorre. Sì, però diciamo anche qualcosa su quelle che sono le soluzioni che debbano individuare a livello transitorio, perché è chiaro che la differenziata viene vista come un traguardo ormai da tutti. Sì, però se non come, ci lavoriamo come, arrivarci, questo è il punto. Si è detto che fare delle discariche a livello, o meglio degli inceneritori, quindi con la raccolta di quella di una volta per intenderci, per un periodo serve, e quindi per un periodo andrà individuato questo sì sito. Per un periodo andrà individuato, io non mi poi voglio... speriamo tutti che c'è sia il periodo rischio più, che questo più però breve poi, possibile porti come dire a prorogare ancora di sì, più sì non è sufficiente questo... È il problema che ti rincorre se non parti, è inutile che cerchiamo, va fatto perché va fatto trovare un luogo, ma se non partiamo io credo uno dei grandi critiche che facciamo alle mani sulle questioni ambientali. Io voglio ricordare con l'ultima amministrazione centrosinistra la fondazione Clinton avevamo vinto un premio di
di svariati milioni di dollari per il nostro buon lavoro sulle tematiche ambientali. Le abbiamo perso quei soldi, non si fanno più, per dire, le domeniche ecologiche ormai da tempo. È stato costretto a bloccare il traffico perché pensava, non so, Alemanno, che noi lo facevamo perché ci divertivamo, il blocco del traffico, perché c'è un problema. Però a partire dalle scuole elementari, e anche rispetto a questo voglio ringraziare la provincia di Roma che continua dei progetti in completa autonomia, anche rispetto alla formazione dei nostri bambini rispetto ai beni comuni. Veniamo anche da un referendum meraviglioso di qualche tempo fa su questo tema, dal consumo dell'acqua e tutto genere. Bisogna fare un'opera di formazione, bisogna cambiare mentalità anche ai grandi, però, perché in questo momento si lavora sul riciclo, soprattutto nelle scuole con i bambini, che per carità saranno gli adulti del futuro, però il problema c'è anche adesso. Assolutamente sì, però se non parti, rischia che i rinceneritori diventino una scusa per prorogare e pensare al problema della riciclata tra troppo. Guardi, sì, io credo che bisogna fare la politica dei pensieri lunghi. Ieri sono stato appunto alla presentazione di un libro dove c'era anche Mario Tozzi. Bisogna pensare, adesso stiamo lavorando tantissimo sul fotovoltaico, però bisogna pensare già adesso, tra 15 anni, quando quelle strutture non saranno più idonee, dove verranno appunto, dove finiranno. Io credo che bisogna pensare per bene, come si fa in altri paesi d'Europa, alla gestione della cosa pubblica, pensando oggi quello che accadrà tra 15 anni, perché sennò saremo sempre lì. È il problema che rincorre noi, anziché noi avere quei pensieri lunghi che ci permetteranno di avere una società migliore fra qualche anno. Ma sul fatto dei giovani, e voglio tornare, a me è rimasta molto colpita una cosa, diciamo un esempio casalingo. Mia moglie appunto spesso lascia l'acqua aperta quando si lava i denti, mio figlio dopo il corso alle elementari gli andava dietro e gli chiudeva l'acqua. È una cosa che mi ha colpito molto, perché credo, noi ce lo diciamo come spot, saranno la generazione di domani, ma se li cresciamo bene questi figli, magari ripetiamo, non evitiamo di ripetere gli errori che qualche generazione ci portiamo avanti. Grazie Paolo Masini, grazie a voi, buona settimana.